Una targa a Santa Maria del Giudice in via Catro per ricordare Eugenio Viviani. C'era tutto il paese in piazza questa mattina, 1° settembre, per celebrare un simbolico ritorno a casa dell'operaio morto esattamente 4 anni fa insieme al collega Antonio Pellegrini. I due persero la vita precipitando da una gru in via Vittorio Veneto mentre erano al lavoro per montare gli ultimi lumini per la processione di Santa Croce. L'intitolazione è frutto di una mozione votata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella primavera del 2020. A scoprire la targa è stato il figlio, Nicolò, affiancato dalla moglie di Eugenio e dai familiari di Antonio. Insieme a loro, oltre al sindaco Alessandro Tambellini, erano presenti il consigliere del PD, Giannini, e il consigliere della Lega, Minniti, primi firmatari della mozione. Quella di Eugenio Antonio fu una morte bianca, che riporta l'attenzione sul problema degli incidenti sul lavoro, che, come reso noto dall'INAIL, in Italia hanno già fatto 677 vittime nel solo 2021.